E siamo a BIOS, il nostro viaggio nelle economie delle produzioni agroalimentari di eccellenza, DOP IGP della provincia di Salerno, che realizziamo in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della provincia di Salerno ed il GAL Colline Salernitane. La scorsa settimana, ricordate, BIOS ha fatto tappa a Bracigliano, patria di uno dei frutti più desiderati sulle nostre tavole, la ciliegia. Ma è proprio vero che la spernocchia di Bracigliano è la migliore ciliegia in circolazione, tanto che sui mercati deve fare i conti anche con delle imitazioni. Ed è vero che la ciliegia qui nella Valle dell'Irno ha potenzialità enormi, ma non sfruttate? Sentiamo. Ma sai, le ciliegie sono localizzate, quindi ogni realtà ha la sua ciliegia. Credo che la migliore sia proprio la spernocchia, la più famosa. Solo c'è un problema, la più nota è il Durone di Marostica. E molte volte la spernocchia di Bracigliano, quella delle valle, le ciliegie delle valle dell'Inno, vengono contrabbandate, se si può usare questo termine, sui mercati generali come Durone di Marostica oppure Ferrovia Pugliese. Quindi molte, queste ciliegie non hanno una grande fortuna sul mercato. Ecco perché è nato intanto questo ente promotore Valle delle Ciliegie, per creare una nicchia di mercato di tutta la Valle dell'Irno e quindi creare uno spazio, una fetta di mercato per questo tipo di ciliegie. Anche perché questa valle ha una caratteristica: riesce a mantenere il mercato, riuscirebbe a mantenere il mercato per il lungo periodo, per la conformazione morfologica, degradando verso l'alto. Parte dalla zona bassa, per esempio, di Nucera Superiore, dove si comincia la raccolta nel mese di maggio e può continuare la raccolta salendo gradualmente verso l'alto fino alla metà di luglio, quasi alla fine di luglio, per cui riuscirebbe a mantenere sul mercato una ciliegia propria della Valle dell'Irno per un lungo tempo, solo che deve caratterizzarsi di più. Ecco lo sforzo che stanno facendo i sindaci partecipando all'Associazione Nazionale Città delle Ciliegie per creare una nicchia di mercato della ciliegia della Valle dell'Irno. E poi un'altra cosa che deve essere fatta e che non riusciamo ancora a fare è quella di utilizzare, oltre che il prodotto fresco che va mangiato a tavola, diciamo, il restante, la trasformazione in prodotti conservati e fatti in loco, in modo da sviluppare anche un altro tipo di economia aggiunta a questa. Regine, quando stivo con mica, non mangiava capane c'era. A Bracigliano e nei paesi limitrofi della Valle dell'Irno occorrerebbe che i produttori si mettessero insieme per fare massa critica, ma bisogna sempre fare i conti con gli inguaribili individualismi, da sempre freno allo sviluppo delle economie di questa provincia. Bracigliano è un bel paese, però abbiamo una cattiva interpretazione delle cose. Cioè, i miei concittadini non sono, come dire, convinti, consapevoli che una forma di consorzio può essere molto vantaggiosa per tutti e vogliono essere indipendenti, tant'è vero che sono talmente indipendenti, e lo dico senza tema di essere smentita, che fino a qualche anno fa, forse quest'anno hanno preso consapevolezza di certe cose, i piccoli coltivatori, i contadini prendevano le ciliegie, le andavano a vendere nei punti di raccolta e non venivano fatturate, le vendevano in nero. Per cui quando abbiamo avuto la calamità, per esempio, della grandinata che ha distrutto tutta la coltivazione di ciliegie, non abbiamo preso una lira di risarcimento perché non si è dimostrato che le ciliegie erano reddito. Allora, adesso con tutte le normative che sono necessarie per la distribuzione, lo stoccaggio, la provenienza, il produttore, forse incomincia a farsi strada il discorso della consorziarsi. E mi auguro che se ciò avviene noi avremo un consorzio forte sul territorio che gestisce la compravendita delle ciliegie e c'è il guadagno per chi lo produce e per chi lo vende. Che oggi c'è chi viene penalizzato ed è il piccolo coltivatore che è costretto a venderlo a prezzi imposti e non è, molte volte non recupera quello che si aspettava di recuperare. E la qualità viene non valorizzata perché, ecco, come dicevo prima, vengono vendute col nome di Bresciano ciliegie che non sono assolutamente di Bresciano. Mi auguro che questo percorso del consorziarsi, del capire che mettersi insieme è una forza, è una garanzia, passi, e che ci sia nei prossimi anni il consorzio delle ciliegie di Bracigliano, l'IGP delle ciliegie Valle dell'Irno, l'Associazione Città delle Ciliegie che fa garante di queste cose, e credo che in questo modo,
valorizzeremo questa cosa. Tanto è vero che io mi farò una delibera dove chiamerò Brasiliano città del pane, della musica e delle ciliegie, perché abbiamo la tradizione bandistica che risale al 700, la tradizione panificatoria che risale agli inizi dell'800 e le ciliegie che sono le migliori del mondo, che è bene che si mettano in evidenza. Quindi Brasiliano città del pane, della musica e delle ciliegie. Cerasella, cerase, dindo dimpe del limone. E dopo tutta questa frutta, come si dice di solito, il dessert. A Mercato San Severino, in provincia di Salerno, c'è un artigiano pasticcere che sulla ciliegia della Valle del Lirno ha costruito ricette leggendarie, cominciando da una mille foglie alla ciliegia. Abbiamo fatto un disco, come avete visto, il nostro pasticcere Franco ha fatto un disco di pasta di mandorla. Dopo cotto l'abbiamo messo in questa terrina d'acciaio. Poi facciamo una mousse con le ciliegie saltate a gran maniera. Andiamo a riempire il nostro composto della torta. Come vedete, il burro dopo sciolto, io uso delle ciliegie della Valle del Lirno che è più dolci, si assaggiano per vedere il grado di acidità che porta. Bisogna immergerle dentro un goccio di Grand Marnier e succo d'arancio e limone. Allora mettiamo un po' di Grand Marnier dentro per dare un po' di consistenza anche alle ciliegie. E questo è il risultato. Questa è una mille foglie alle ciliegie bagnate al Grand Marnier con queste decorazioni di caramello e zucchero. Come potete vedere, il risultato delle ciliegie è bagnata al Grand Marnier, uno strato solo. Allora, per il nostro programma Bios abbiamo preparato un buffet di dolci che protagonizza la ciliegia della Valle del Lirno. La sprezza e sta passione, cuore mio, se fa limone.